Bentornati su Marketing Digitale, io sono Nicola Palumbo, oggi parliamo di Pinterest Trends. Che cos'è Pinterest Trends? È uno strumento che ci mette a disposizione la piattaforma Pinterest, un social network molto interessante che è cresciuto tantissimo negli ultimi tempi, anche in Italia devo dire. È una piattaforma che magari conoscete, ci permette di condividere gruppi di raccolte di immagini che vanno per categorizzazione, quindi idee per il prodotto X o Y, e sono le migliori raccolte per noi. È molto interessante perché ci permette di creare traffico su un sito internet, è cresciuto tantissimo soprattutto per il mercato dell'abbigliamento, ma anche della casa, dell'arredamento, del design, del graphic design, quindi molto utilizzato tantissimo dai grafici o da coloro che lavorano nell'ambito del visual per come inspirational. Quindi andiamo su Pinterest per farci ispirare, vedere quali sono le migliori raccolte su qualcosa e da lì poi partire con i nostri prodotti. Lo utilizziamo sostanzialmente come una sorta di mood board. Le persone comuni che cercano anche su Google e anche su Pinterest poi finiscono qui per prendere idee su determinati prodotti, quindi sull'abbigliamento, come vi dicevo, ma su un'infinità di prodotti in generale. Ma oggi parliamo di Pinterest Trends. Pinterest Trends è una copia sostanzialmente di Google Trends, che è il suo fratello maggiore. È una piattaforma dove possiamo andare a cercare una parola chiave e vedere qual è il trend di ricerca di questa parola negli ultimi 12 mesi. Al momento è disponibile solo per questi tre paesi, quindi come abbiamo detto Stati Uniti, Canada e UK. Non è disponibile ancora per il mercato europeo, speriamo molto presto, però intanto ci può essere molto utile per capire in generale nel mondo quali sono i trend di ricerca di determinate parole chiave. Pinterest ci mette a disposizione anche un altro strumento che si chiama Pinterest Predicts, che è una specie di report annuale con le ricerche principali per aree tematiche, quindi per esempio per la casa. Per esempio si è scoperto che nell'ultimo anno di pandemia tantissime persone cercano queste famose luci LED colorate che trovate spesso nelle stanze di coloro che fanno parte della generazione Z, quindi dei giovanissimi. Perché è interessante utilizzare Pinterest Trends? Perché ci permette di pianificare poi le nostre campagne pubblicitarie su Pinterest. Pinterest ha un proprio piattaforma per fare campagne pubblicitarie. Io personalmente lo suggerisco perché rispetto ad altre piattaforme, altri social network, è stato meno esplorato dai brand, molto dal mondo dell'abbigliamento, per esempio, che lo sappiamo tutti, sono dei trendsetter su tantissime novità del mondo del marketing, però altri brand non l'hanno fatto. Quindi il suggerimento è farlo, perché sicuramente costa meno creare traffico tramite Pinterest, perché non tutti appunto fanno campagne pubblicitarie su questa piattaforma. E intanto può essere molto interessante anche quando andiamo a studiare nuovi prodotti, perché come vi dicevo possiamo scoprire quali sono i trend di ricerca delle persone, come facciamo anche con Google, però questa piattaforma, che è molto più dedicata al mondo del visual, ci può aiutare nel caso produciamo contenuti, prodotti che da un punto di vista estetico sono molto accattivanti. Possiamo andare a scoprire qui quali sono i veri trend mondiali. Quindi ricordatevi Pinterest Trends e Pinterest Predicts, molto interessante. Questa era la notizia, più che altro il tip del giorno, il suggerimento del giorno. E alla prossima puntata di Marketing Digitale. Io sono Nicola Palumbo, abbonatevi a questo podcast se volete su tutte le piattaforme podcast in generale, c'è anche un canale Telegram dedicato, quindi potete abbonarvi anche lì e ricevere ogni giorno la nuova puntata. Ciao!